Non abbiamo ancora iniziato il nostro percorso da content creator perché non possiamo permetterci attrezzature da migliaia di euro? Smettiamola con le scuse, perché oggi registriamo con il nostro smartphone. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video qui su The Noob Stream. Oggi andiamo a vedere come creare i propri contenuti digitali senza il bisogno di attrezzatura da centinaia se non migliaia di euro. Proprio così infatti oggi andiamo a registrare questo video con ciò che ci portiamo sempre dietro, il nostro smartphone. Anno dopo anno gli smartphone vengono dotati di fotocamere sempre più di qualità e il gap tra smartphone e fotocamere digitali si riduce sempre di più. Ovviamente, se la vogliamo vedere da un occhio esperto, i sensori degli smartphone sono molto più piccoli di quelli di qualsiasi mirrorless proprio per questione di dover contenere le dimensioni, quindi daranno anche risultati diversi. Io ad esempio possiedo il registro con una fotocamera Sony, però capisco anche il fatto che magari non si possa o non si voglia spendere una cifra comunque importante per iniziare un percorso in questo mondo. Qui che il nostro smartphone ci viene in aiuto, soprattutto considerando il fatto che secondo una statistica del 2022 il 70% dei video su YouTube vengono usufruiti su dispositivi mobili, i quali per la maggior parte dei casi non possiedono schermi con una risoluzione pazzesca. Attenzione però, non sto consigliando di sbloccare il nostro smartphone, andare sulla nostra camera app stock e iniziare a registrare. Oggi andremo a vedere quale secondo me è la migliore app sia per Android che per iOS che ci permetterà di sbloccare le massime potenzialità del nostro dispositivo. Esistono moltissime app di terze parti riguardante la fotografia e la registrazione video, tra le quali possiamo trovare Movie Pro, ProCam by Moment, Biscam e sicuramente la più famosa di tutte, Filmic Pro. Filmic Pro, per chi non lo conoscesse, è la app regina per quanto riguarda la registrazione professionale di contenuti tramite smartphone. Infatti viene utilizzata da molti videomaker e addirittura da alcuni registi che hanno girato interi film grazie a questa app. È proprio a conseguenza di questa fama che spunta il primo svantaggio di questa app, il prezzo. Infatti solo pochi anni fa questa app poteva essere acquistata tramite gli store ad un prezzo che si aggirava attorno ai 20 euro, prezzo che seppur elevato ci permetteva di accedere a tutte le funzionalità in più rispetto all'app stock di molti nostri smartphone. Tuttavia dal 2022 questa applicazione è passata da un costo una tantum di circa 15-20 euro a un modello di abbonamento settimanale di 3,79 euro. Se facciamo bene i conti alla fine dell'anno risultano essere più di 197 euro con un aumento del 1300%. In più, alcune funzionalità aggiuntive non sono incluse nell'abbonamento, ma vanno pagate a parte. Come ad esempio Filmic Remote, app secondaria che ci permette di visualizzare tramite un altro dispositivo ciò che il nostro smartphone principale sta registrando e modificare i parametri in corso. Questa app costa 7,99 euro che vanno sommati ai 197 dell'abbonamento annuale. Secondo me questa features è fondamentale per potersi registrare in autonomia e per poter vedere in tempo reale cosa si sta registrando e magari all'occasione modificare i parametri necessari. È qui che ci viene in aiuto ProTake. Questa app infatti può essere utilizzata gratuitamente in modalità auto, cioè automatica, però non sarà molto diversa dall'app stock del nostro telefono. È con la versione Pro, ovviamente a pagamento, che si ottengono i vantaggi concreti. La versione a pagamento infatti, che costa circa 20 euro l'anno, ci permette di modificare i settaggi del nostro smartphone quasi a livelli di fotocamere professionali. Se vi sta piacendo il video fatemelo sapere lasciando un bel mi piace, commentando qui sotto per dirmi cosa ne pensate, iscrivetevi se non l'avete già fatto e non scordatevi di attivare le notifiche per rimanere aggiornati sui futuri video. In primis possiamo cambiare sia la risoluzione che i frame per secondo, l'ISO cioè la luminosità digitale, lo shutter speed cioè la velocità di chiusura dell'obiettivo, parametro fondamentale soprattutto in fotografia. Per quanto riguarda lo shutter speed a livello video si imposta semplicemente al doppio degli fps. Per esempio nel caso che staremo registrando un video a 24 fps imposteremo lo shutter speed a 1 su 48 o a 1 su 50, registrando a 30 fps lo imposteremo a 1 su 60 e così via andando avanti. Potremo impostare anche il bilanciamento del colore per rendere i colori catturati successivamente processati dal nostro smartphone più reali possibili. Infine nella parte superiore dell'applicazione potremo impostare anche con quale fotocamera del nostro smartphone vogliamo registrare. Nell'angolo in alto a destra troveremo il pulsante delle impostazioni, dove appunto potremo impostare vari parametri tra cui la qualità audio e video del nostro girato. Subito sulla sinistra troveremo il pulsante dove andare a visionare direttamente i video registrati tramite l'app e al suo fianco troveremo il pulsante Look.
pulsante che ci darà la possibilità, dopo che avremo scaricato lo specifico pacchetto, di cambiare look appunto al nostro girato in tempo reale. Lato centrale sinistro di ProTake possiamo trovare la wheel per regolare l'esposizione e nella parte destra avremo una seconda ruota che, a seconda di cosa selezioniamo, potrà permetterci di regolare lo zoom digitale oppure il punto di fuoco del nostro video. Continuiamo nel lato in basso a destra di ProTake, dove troviamo il pulsante di orientamento dell'applicazione, se mai volessimo registrare sia video orizzontali che verticali. Subito dopo, proseguendo sulla sinistra, ci sarà finalmente il pulsante di registrazione che farà partire o stoppare la registrazione del nostro video. In basso a sinistra troveremo la possibilità di attivare o meno il flash se ci servisse una luce esterna, opzione da me sconsigliata. Piuttosto andiamo a comprare un softbox o una luce a LED apposita. Infine, nella parte centrale in basso troviamo il timer che ci dirà da quanto tempo stiamo registrando. Ma la parte interessante non è questa, infatti nella parte destra del timer troviamo due pulsanti. Il primo è il pulsante Grids o griglia, che ci darà tra le tante opzioni la possibilità di attivare la griglia per rispettare i parametri del Rule of Thirds. Nel secondo pulsante potremo attivare sia la zebra che il first color per aiutarci nell'individuazione e nella successiva modifica, se necessario, di parti sovra o sottoesposte. Ed in più possiamo trovare il focus peaking, strumento utilissimo che ci aiuterà a capire il punto di fuoco del nostro dispositivo digitale. Alla sinistra del nostro timer troviamo come ultimo, ma non per importanza, anzi tutt'altro, il pulsante di trasmissione wireless. Eh sì, avete capito bene, il pulsante di trasmissione wireless. Infatti ProTake, nei suoi 20 euro, non comprende solo la licenza per l'utilizzo di un dispositivo, ma se ne siamo in possesso copre fino a 3 dispositivi collegati contemporaneamente, indipendentemente che siano Android o iOS, così da creare più punti camera e trasformare uno dei dispositivi in un vero e proprio monitor, dove andare sia ad impostare alcuni parametri, seppur in maniera limitata, ma inoltre attivare appunto da remoto la registrazione dei vari punti macchina, in questo caso il nostro o i nostri smartphone. Adesso 20 euro mi sembrano soldi ben spesi, soprattutto se, come detto all'inizio, o non siamo certi o non siamo pronti a spendere molti più soldi per attrezzatura avanzata e più complessa. Questa app ci permette, giocando tra le varie impostazioni, di iniziare ad imparare ad approcciare i vari settaggi che un giorno dovremo andare ad impostare ed utilizzare su macchine molto più complesse. Ora non ci sono più scuse, che state aspettando a premere il tasto REC? Spero che il video vi sia piaciuto e, se è così, vi invito ad iscrivervi al mio canale per supportarmi in maniera gratuita, lasciare un like così da aiutare l'algoritmo di YouTube e commentare qui sotto su cosa ne pensate di ProTake o se avete soluzioni migliori. Noi ci vediamo in un prossimo video, ma se dopo aver iniziato a registrare i vostri video volete aprire il vostro primo canale YouTube in maniera efficace, questo è il video che fa per voi. E ricordate, stream smart, no hard.